pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro. Passiamo alla Kiko. Ho solo due super gloss di Kiko e sono questi due. Il numero 117 e il numero 116. Ah, ecco, a distanza di un numero. 116 e 116 e 117. E vi faccio vedere questo 116, è praticamente visto così un bel rosa pesca, ma pieno zeppo di brillantini, ma sulle labbra si vede ben poco. Sulle labbra molto pigmentate non si vede praticamente, e sulle mie si vede appena appena. Invece il numero 117 è più scuro, lo vedete? Sempre anche questo pieno zeppo di brillantini, però non è evidentissimo così come sembrerebbe visto così. Eccolo qua, è molto più pigmentato di questo, ma ovviamente dipende anche dal colore. Questo per esempio sulle mie labbra, che hanno una pigmentazione media, non sono né poco pigmentate né troppo, si nota abbastanza ed è veramente un bel colore. Poi ho tre... eccolo il volume up di Essence, il volume up di Essence, e poi ho tre lucide labbra della Max Factor che mi sono state inviati. Appartengono alla linea Vibrant Curve Effect, e questo trasparente ha i glitter e li potete vedere, ed è proprio un trasparente, ha questo nuovissimo pennellino con quasi tre punte, vedete la punta viola, ma è proprio del pennellino, e ve lo faccio vedere qui, è completamente trasparente, però vedete, non so se li vedete, qualche brillantino, ecco, qualche brillantino, eccolo, verde. La consistenza mi piace davvero tanto, do a questi lip gloss un bell'8. E poi altri due che sono praticamente quasi identici ai gloss di Kiko che ho, vedete? Questo è un po' più arancio rispetto a questo, e questo è praticamente quasi identico, anche se questi due, questo per esempio è un po' più tendente al rosso. Ah, allora, non vi ho detto questo, che numero è? Questo è il numero 01 Understated, questo un po' arancione, e il numero 13 In the Spotlight, quasi arancione, con dei brillantini fucsia, dorati, molto bello. Si vede che è un po' tendente all'arancione, molto bello. E poi ho il numero 16 Artistic, che è questo colore qui, un po' rossastro. Hanno tutti un odore di anguria pazzesco, proprio anguria, favoloso. Non so se riuscite a vedere lo scovolino, ha questo effetto quasi a zampetta, con delle due righette centrali per applicare meglio il lip gloss, ed è questo colore qui, questo. Davvero una texture favolosa. Poi
Passiamo all'unico mascara, l'unico lip gloss della Maybelline. Questo ce l'ho da un po' di anni, è lo 09 Caramel Pearl che devo buttare, però è questo colore che non ho ancora trovato, quindi sto aspettando di trovarne uno simile per poi buttarlo. Ed è questo color caramello che ho utilizzato spesso nei video. Molto coprente. Mi piace anche la consistenza, molto dorato, quasi ramato, proprio un color caramello, molto bello. E questo appartiene alla linea Watershine Liquid Diamond. Avevo anche un altro fucsia bellissimo che ho buttato. Ok, ho un solo lucidalabbra della Dottor Pierico. Ed è l'R511. Mi pare. Non so se si chiama Fraise Givré. Non ne sono certa. Comunque, questo colore qui. Molto neutro anche questo. Però con dei sottotoni rosati. Un rosa antico. Vedete? Bello. Molto bello anche questo, l'ho utilizzato per non so quanto tempo. La consistenza di questo rossetto è anche questa molto cremosa, ma non appiccicaticcia e resta ben salda, resta ben saldo sulle labbra. Veniamo ai lip gloss che non mi convincono più di tanto, ma ovviamente non tutti, perché ce n'è anche qualcuno che mi convince, mi ha convinto e alcune di voi lo sanno. Sto parlando dei lip gloss di Essence, io ne ho 6, non ne ho tantissimi, e sono questi qui. Ne ho per la precisione 3, questi 3 che appartengono alla linea XXXXL Shine, questi tre, ed ho il 07 Big Night Out, colore particolarissimo con sottotoni rosati, quasi neutro, ma abbastanza evidente, con una buona coprenza e anche una buona discreta resistenza, ecco, non voglio esagerare. Ricorda un po' il rossetto della Playboy. Ricorda un po' questo rossetto qui, ma ovviamente ha lip gloss un po' più chiaro con delle iridescenze dorate, violacee. Ha questo scovolino molto lungo, come tutta la linea e mi pare anche tutti gli altri gloss di Essence. E lo 07 davvero mi piace, quindi questo lucidalabbra mi piace tanto perché comunque dura abbastanza. Un lucidalabbra che non mi piace per niente, ma mi piace abbastanza il colore, perché comunque è neutro o quasi trasparente, è il 12 Soulmate, che è questo colore molto trasparente con un sottotono rossastro abbastanza portabile, ecco, anzi no, rosa. E si vede, è molto trasparente. Ed è praticamente, lo si vede più dal vivo, è questo qui, vedete che ha giusto un velo di colore, qua invece c'è quello trasparente, completamente trasparente di Max Factor, lo potete notare la differenza. Questo non mi piace perché ha, ripeto, il numero 12, non mi piace perché è molto oleoso e va girando per le labbra. A me non piace.
Un altro lucidalabbra che non mi ha convinto tantissimo è lo 05 Supergirl. Ed è questo colore molto forte visto così, ma in realtà ovviamente non è così evidente. Dal vivo sembra, è proprio fosforescente, ma andato poi una volta ad applicare, vi faccio vedere che questo colore qui, che sì, ha una coprenza medio-bassa, ed è questo qui, vedete, che ha delle zone più chiare e poi delle zone dove si applica più colore è proprio rosa Barbie, quel rosa che è quasi fucsia, proprio come la scritta Barbie. Vedete invece quest'altro che è molto più coprente, quindi questa ha una coprenza medio-alta, questa una medio-bassa. E non mi piace tantissimo perché ha anche questo, come il Soulmate, una consistenza un po' più oleosa rispetto invece al Big Night Out. Poi ho il Summer Cherry 07 che appartiene però alla linea Sun Club, che oramai è diventata una collezione permanente. E questo è praticamente una. E questo qui non ha una copertura come il Big Night Out, che è questo. Questo invece ha una copertura media, che però ha una buona consistenza come il Big Night Out e non è per niente oleoso, quindi migliore rispetto alla linea XXXL Shine. Poi ho gli ultimi due di Essence che però appartengono alla Return to Paradise e sono questi due fantastici, i colori sono davvero belli. Lo 01, che è questo arancione, e si vede abbastanza evidente sulle labbra. Eccolo, quasi giallo sembra. In effetti è un giallo molto molto pigmentato, guardate. Quasi arancione. Bello. Vedete, è un arancione diverso rispetto a quello della Max Factor e dello 01. Buona consistenza, anche buona durata. E poi ho lo 02 che è questo colore un po' tortora, violaceo, bellissimo, particolarissimo devo dire. L'ho voluto con tutta me stessa, come se fosse un bambino praticamente. Eccolo, è molto pigmentato, davvero fantastico, un colore unico secondo me, non ho mai visto un colore, un lucidalabbra di questo colore. E sempre solito pennellino, abbastanza lungo, e odore fruttato, fantastico. Ho anche il Volume Up Lip Maximizer, sempre di Essence, quello trasparente che pizzica ed ha un odore mentolato che non uso mai perché non mi piace questo odore mentolato eccessivo, secondo me. Questo è tutto. Anzi, no. Ho sempre della linea Rossetti, ho lo 03 Sparkling Angel di Essence, che ha questo packaging qui, appartiene ancora alla collezione vecchia. Qui è trasparente, ci permette di individuare un po' il colore. Ed è questo colore qui, molto iridescente, ha un effetto gloss perché è molto trasparente. E vi faccio uno swatch qui.
proprio vicino ai, addirittura vicino ai matitoni, e vedrete che sono molto più pigmentati i matitoni rispetto al rossetto. Vedete il rossetto che è molto chiaro, rosa, pieno zeppo, e un rosa nude, pieno zeppo di brillantini, vedete? Un effetto glossato molto evidente e